Warning! Warning! Bentornati a tutti dal Demiurgo del Pensamento questo venerdì sera allora ragazzi questa live è una live appunto filosofica facciamo un bel convivio, una bella discussione filosofica riguardo a vari temi, varie tematiche e vediamo per il momento poi chi entra perché io ho lasciato aperto Discord quindi chiunque può entrare in vocal a parlare con me, a discutere con me e con gli altri. Quindi, se qualcuno è interessato a partecipare alla discussione, vuole contribuire in un qualche modo oppure vuole proprio creare degli ambiti di discussione, che si iscriva subito al mio server Discord e entri nella sezione dei canali vocali live streaming e potrà direttamente parlare qua con me e con tutti gli altri. Eh, aspettate un secondo che mi sono dimenticato di mettere questa correzione perché ci facciamo questa cosa perché c'è ancora Sacred ok a posto così ci siamo allora parliamo un po' di varie tematiche e eh, innanzitutto voglio chiedere scusa un po' per il ritardo perché eh, ho avuto dei problemi nel senso sto cercando di risolvere delle situazioni alquanto misteriose e alquanto demo demoralizzanti eh, relative alle api perché allora per quanto riguarda le mie famiglie eh, stanno tutte bene tranne una che avete visto il video che è morta per saccheggio quindi non era un problema di eh, salute della famiglia ma era un problema di ehm, del fatto che è stata saccheggiata dalla, dalla mia altra famiglia di fianco infatti se guardate nel video ci sono due famiglie di api una sta bene l'altra è stata saccheggiata perché quella più robusta ha saccheggiato quella più debole ragazzi è la selezione naturale eh, purtroppo era la prima volta che mi succedeva succede quando una famiglia è più robusta dell'altra e nel caso di una bella giornata la saccheggiano qui infatti non c'era più miele eh, c'erano le api morte che sono morte praticamente sono state uccise dalle altre e poi il miele è stato rubato insieme al polline ecco invece ci sono delle altre famiglie di api che non sono mie ma ehm, sono di altre persone che io conosco ma che io ho aiutato a gestirle quindi gli ho, gli ho insegnato all'inizio come fare queste persone che erano interessate poi dopo gli ho, gli ho lasciato loro la, la direzione degli alveari e qua e là ci sono state delle memorie alquanto strane. E quindi stavo cercando di capire perché ci sono verificate. Ma io penso che sia stato, sopra sia stato questo mese di umidità che ha piovuto per un mese intero. Però non è molto chiara la situazione. Fatto sta che almeno le mie stanno bene: o, o le hanno trattate male, io gli dicevo di fare le cose, non le facevano come dicevo io, il che, che è probabile, oppure hanno sbagliato qualcos'altro. Mi sembra strano perché le mie stanno bene tranne una e non erano problemi di salute, quindi insomma... Comunque, torniamo a noi. Parliamo un po' di argomenti interessanti. Allora, innanzitutto, aspettate che voglio guardare qui se qualcuno entra, ma sembra proprio di no. Sapete, quando ci sono questi argomenti importanti, la gente non... è timida, la gente è timida, vabbè, comunque. Spero che non ci sta seguendo nessuno per ora, quindi vedremo. Allora partiamo dalla prima cosa. Io a questo punto, finché nessuno mi scrive, interviene. Aspettate, che scrivo di. Um, allora, scrivo di entrate pure sul mio server Discord. Se volete partecipare in vocale con il denunco alla discussione ok va bene va bene comunque lasciamo perdere questa cosa allora a questo punto comincio a parlare io a piede libero magari vi leggo anche un po' di cose online prendo un po' di spunti parliamo un po' di varie argomentazioni io ho messo un po' io direi di partire dalla mia dalla mia visione... Boh, partiamo un po' di teologia, un po' della mia visione di Dio, dai. Allora, praticamente... Eh, cioè, io allora le, le mie idee ho la brutta abitudine e tendenza a cercare... Eh, a, a universalizzarle, no? Ecco. Sono molto accentrato su me stesso e quindi quello che penso tendo ad attribuirlo al mondo intero, no? però in realtà bisogna essere un po' oggettivi, quindi eh, per quanto riguarda la concezione del divino, ragazzi, eh, ognuno può pensarla come vuole. Ecco, eh, io cerco di essere coerente e sinceramente eh, la pongo così, cioè il mio, eh, io per quanto mi riguarda, sono abbastanza, vivo in una concezione abbastanza agnostica, cioè, sono, vivo in un agnosticismo abbastanza evidente, però eh, sento, non è che sono convinto razionalmente, sento che nel fluire della vita, nel, eh, in questo brulichio che è la vita, in questo mistero, in questa cosa veramente così piccola, preziosa e delicata, ci sta un segreto. E lo vedo appunto con le api, appunto. Vedo quanto è delicato quell'equilibrio, e quell'equilibrio lì c'è qualche cioè viene instaurato, no? Viene instaurato. Io penso dalla vita stessa. Ed è la vita stessa che poi può togliere se stessa, cioè è lei che si dà e si toglie. E per me questa cosa coincide col Dio, con la divinità. Ecco. Quindi per me, cioè, io sono, sono... per quanto riguarda la spiegazione razionale, ragazzi, sono agnostico, ma per quanto riguarda il sentire, il mi mio sentire romantico, proprio, dei se cioè sono proprio diviso in, in due, cioè a livello razionale sono agnostico, a livello invece sentimentale, romantico, sono, sono assolutamente panteista, ecco, eh, cioè per me non c'è differenza fra le, la, la realtà creata e la realtà creante, insomma. Non c'è creatore perché ciò che è creato si crea da solo, ma non è creazione, è semplicemente una preesistenza dall'eternità, ecco. Quindi io ho una visione molto greca, molto, molto stoica e molto spinoziana, che poi appunto è una visione molto rinascimentale, cioè che appunto eh, la natura, la realtà esiste da sempre, allora Mettiamo così: c'è una materia che esiste da per sempre, non ha, non ha origine. È un, il tempo è circolare, non c'è un inizio e una fine. Non ho una visione del tempo cristiano. Cioè, io vivo in una concezione di ucronia, di atemporalità, dove ci sono degli istanti di tempo che ritornano a cerchio. Non c'è un momento che passa, e un momento prima e un momento dopo. Perché è un cerchio, ragazzi. Quindi non c'è inizio e fine ogni secondo, ogni istante ha valore di per sé ed è ripetuto. Quindi, eh, a livello etico faccio un salto da un, da un ambito all'altro, no? A livello etico, ogni istante va rivalorizzato, va vissuto come se fosse l'ultimo, e soprattutto va vissuto con coerenza e col proprio sentire. Cioè, se uno mi piace un fare delle cose, cioè ha dei, delle passioni quello che lo fa stare bene perché. Per me un'etica non è un'etica se ci priva della felicità. Non c'è una morale che ci priva della felicità. Eh, io non sono affatto kantiano, non sono affatto... Cioè la mia è un'etica eudemonistica, come, come altre del resto, un po' come quella epicurea. Eh, cioè è indirizzata alla ricerca della felicità. E, e non può essere altrimenti. E io faccio coincidere il fatto che la mia etica sia eudemonistica con eh, anche l'escatologia, cioè il fatto che il mio, la, nostra, la mia etica sia indirizzata al piacere conduce anche alla salvezza della mia anima. Ma non è che io credo in un'anima, però se proprio mi costringete a vederla in un'ottica religiosa, per me il se seguire il pro la propria vocazione interiore corrisponde a fare ciò che è giusto e quindi a una vita ultraterrena... Eh, Buona insomma, però, io non credo in una vita ultraterrena, ragazzi. Per me, eh, la realtà è questa: cioè, non i sensi. Noi non siamo un'unica realtà. Corpo. È <ride> la frase del leone, vabbè, è venuta fuori così. No, sinceramente, eh, noi siamo un'unità psicofisica. Eh, dove per me la psiche, secondo la mia concezione, la psiche in realtà non è che una funzione, eh, adesso ti. Eh, ciao, Soldemo, Adesso ti ti, ti rispondo, comunque la psiche non è altro che una funzione della mente, della, del cervello, cioè come i polmoni respirano ehm, il cervello pensa, quindi morto il cervello muore la mente, punto. Quindi è una funzione come un'altra, non è qualcosa di astrale separato dal corpo che poi si distacca, no. Prevede il corpo, cioè il corpo è una cosa basilare, fondamentale, come una, la, la mente è come la chioma di un albero e il corpo sono le radici. Se cade le radici, da, da, dalle radici, dal corpo, la mente trae il nutrimento, non il viceversa. Ecco. Comunque, ecco, il tempo, per, allora, il tempo è una cosa molto interessante, molto più interessante dello spazio, secondo me. Perché il tempo è... Eh... Come diceva Kant, la misura del nostro senso interno, su queste cose su, con Kant sono d'accordo, invece lo spazio è la, misura, è la misura del nostro senso interno, è la forma a priori dei del sensi, della sensibilità. Allora, ehm, il, tempo è, il tempo, in realtà, non esiste, cioè è la nostra costruzione mentale, perché appunto. Per quanto mi riguarda il tempo oggettivo cioè il tempo, il tempo del mondo è un cerchio cioè è un ciclo. Quindi, in realtà il tempo che è una misura non esiste perché non c'è l'inizio e la fine. Come fai a misurare qualcosa senza un inizio e una fine? È un cerchio, no? Quindi da dove cominci a misurare? Non c'è, non c'è l'inizio, non c'è neanche la fine. Quindi, il tempo non esiste perché tutto si ripete. È la concezione dell'eterno ritorno, no? Dopo uno può collegarla alla reincarnazione, a tante cose. Però, cioè, si chiama ucronia. Praticamente l'assenza di tempo, no? Questa concezione è una sorta di eternità. Praticamente. Non, non, la, non la penso come Aristotele che distingueva eternità degli astri, del mondo celeste, del mondo lunare, degli esseri perfetti. C'era il binomio, no? C'era la. La, la dicotomia mondo celeste e mondo sublunare, eh, appunto distingueva l'eternità, che è di Dio, del mondo sublunare, da, dal, 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 mondo, dal, mondo di, dal mondo terreno, che invece eh, ha un tempo che altro non è che l'immagine mobile di questa eternità. No, per me eh, il tempo è uno, ma, no, ma non esiste in realtà. Siamo noi che ci dobbiamo imporre a livello psicologico la misura del tempo per orientarci nei nostri fatti, nelle nel nostre azioni, ma in realtà è un cerchio, cioè, è tutto si ripete, quindi non puoi misurarlo. Noi, invece noi diamo, non so, per convenzione mettiamo che il giorno inizia alle 7 di mattina e deve finire alle 21, 22, quello che volete, insomma, e ci sembra che vada avanti, ma in realtà no, perché quando si muore si nasce, cioè... Soprattutto se vediamo una, 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 da un'ampiezza molto più ampia. Cioè, se noi vediamo la vita in generale, voi dite: la singola vita mia ha un inizio e una fine. Perché nasco e poi muoio, ok. Ma la vita in generale, che è un principio metafisico: quando muoio io, nasce un altro, quando. Eh, cioè. Praticamente. E poi quando uno muore appunto ricomincia una vita quindi si ringiovanisce anche quindi non solo vale il processo perché c'è chi pensa che il tempo va solo avanti e non torna indietro invece non è vero perché se uno sta invecchiando c'è anche chi torna più giovane perché se io ho 80 anni muoio dal punto di vista del principio di vita della vita un altro eh, nasce quindi diventa a un anno non è anche un anno e quindi si è ingiovanito perché la vita in generale è questo Soprattutto se uno crede alla reincarnazione, e poi il fatto di morire implica il implica rinascere, e quindi e si ringiovanisce. Cioè, L'essenza della vita non si può distruggere. Noi non siamo altro che forme particolari. Quindi il tempo, per me, è una cosa che va assolutamente rivalorizzata ogni istante. Ogni, bisogna, bisogna che ogni istante qual, ognuno cerchi di fare quello che gli piace e che lo fa sentire vitale e che lo fa sentire realizzato quindi per me eh, spendere il tempo il proprio tempo è una cosa che è assolutamente collegata all'etica cioè appunto è, è appunto il fatto che il tempo è limitato che la vita non è infinita ma c'è la morte che si che che che, che dà valore al, alla vita stessa al, al tempo allora, sentiamo cosa da dire Sol demo. Se posso chiedere con tutto il rispetto la frase io, so, io sono quindi esisto, è relativo. Ok, interessa molto. Ma scusami, tu intendevi la frase di Cartesio? Io penso dunque esisto? O io sono quindi esisto? Aspettiamo un attimo. Comunque, intanto ne parliamo. Allora allora, eh, allora, perché io sono quindi esisto. Io direi che non è proprio vero nel senso che quando noi sogniamo, siamo, ma non so se esistiamo davvero. Cioè, in realtà c'è il nostro corpo, però non lo so, cioè, perché dipende cosa pensi con... Eh, cosa intendi con essere e esistere Perché... Sono due cose diverse L'essere è l'essenza Cioè... La pianta cos'è? È... Un essere vivente Che ha chioma, radici, linfa E poi la pianta esiste È una pianta singola Ok? È l'incarnazione di quella essenza Quindi io sono... Dunque esisto? No, non è vero. Non è vero. Per... È vero, esisto dunque sono, ma non sono dunque esisto, perché per una cosa, per esistere, deve, esist deve esserci prima la sua essenza, cioè il suo essere. Quindi l'esistenza prevede, implica la sua precedente essenza. io sono quindi esisto nel tempo con conpiezioni che segna il tempo. Ok, ho capito. Io sono quindi, eh, quindi esisto nel tempo Compiazioni che segna il tempo, a quale parlate? Sì, io penso che quando uno fa un'azione segna il tempo, però è un tempo che in realtà non, es non esiste. Allora, mi viene per esempio ecco, mi viene in mente una poesia di coso di di come si chiama? Di Shelley. Che tutti pensano che sia, By sia di Byron, un in poeta inglese che si chiama Osimandias, che sarebbe il più importante. Scusate, che non, non, voglio, non voglio sbagliare il nome. Scrivo Osimandias, voglio, voglio dirvi esattamente che faraone che è. Eh, dedicata. Vediamo chi è eh, appunto di Shelley eh, Ram Ramesse il Grande. Ramses II, Ramses chiamato anche. Ecco, allora questo Ramses II, praticamente, c'è una sua frase molto famosa, se qualcuno vuole sapere quanto grande io sia e dove giaccio superi qualcuna delle mie imprese, no? Allora è stato in carica più o meno dal 1279 a.C. al 1212 a.C. Una 65 danni. Praticamente, cosa è successo? Lui ha avuto. Voglio vedere quante mogli? Aspettate, eh. perché ah, ha avuto un sacco di mogli, un sacco di figli. Ha fatto di tutto e di più: imprese militari, campagne. Ha fatto 5 campagne in Siria con gli Titi. In Libia ha costruito di tutto di più. Ab ecco Abu Simbel, il tempio di Abu Simbel. Avete presente il tempio che c'è a Gardaland? Eh, ecco. esempio, Ecco. Ecco lui ha fatto di tutto di più. Era ossessionato dal volersi far ricordare. Quindi ha fatto tutte le azioni possibili e immaginabili, no? Per essere la persona più importante sulla faccia nella storia della Terra, no? E nessuno se lo ricorda, allora questo Osimandes, questa poesia di Shelley vuole far riflettere sulla vacuità delle azioni umane: nel senso che, appunto, se il tempo è ciclico, tutto si cancella, appunto. E quindi, questo Osimandes, che era il grande re di tutti i re, eh, ha sprecato una vita intera, diciamo, ha dedicato una vita intera a farsi ricordare, alla fine non è servito a niente, perché la poesia è questa. Eh, appunto si parla di due enormi gambe di pietra che sono rimaste in mezzo al deserto imponenti, stroncate, cioè distrutte perché il resto della statua si è rotto. Poi c'era un viso sprofondato e sfranto sotto sabbia che si vede metà, che sarebbe il viso di questo faraone che lui aveva fatto costruire queste statue per farsi ricordare. E le rugose labbra e il sogghigno di fredda autorità tramandano che lo scultore di ben conoscere quelle passioni rivelava. Praticamente, e c'era scritto sopra questo piedistallo, Il mio nome è o Osimantias, che sarebbe re di tutti i re, che sarebbe Ramses II. Ammirate voi potenti la mia opera e disperate. E cosa succede? Cosa è rimasto di questo? Null'altro rimane intorno alle rovine di quel rudere colossale, spoglie esterminate, le piatte sabbie solitarie si estendono oltre il confine quindi no, ragazzi non è rimasto niente di questa grandezza cioè niente quindi questo vi fa comprendere come è vero che l'uomo con le azioni segna il tempo ma non credete che che sia così eterna la cosa ci sono delle eccezioni, eh sì, è proprio un'ossessione umana, vabbè, ci sono delle eccezioni ragazzi, per esempio, eh, i, nei poemi epici ragazzi, che è una delle cose più antiche che c'è, cioè la storia di eh, l'Odissea, eh, l'Iliade, Achille, Ettore, Patro, cioè sono cose che restano veramente immortali. Sono... Ci sono delle eccezioni, ragazzi, cioè ci sono... ci sono delle cose che almeno finché verranno insegnate sarà veramente dura dimenticarle. Poi però, però, aspettate. È tanto che ci sono, è vero, ma considerate una cosa, da quanti milioni di anni l'uomo è sulla Terra? Adesso ve lo dico subito, l'uomo è sulla Terra, vediamo un po'. L'uomo. Allora, in particolare l'Homo sapiens, no? Aspettate, da quant'è che esiste? Allora, 200.000 anni fa L'Homo Sapiens Però non si sa, perché alcuni dicono anche molto di più Cioè, ci può essere Un'incertezza di 5.000, più o meno 5.000 anni Quindi vabbè Comunque, fatto sta eh... Che sono ripeto 315.000 anni fa. Cioè, allora, quanti sono 5.000 anni rispetto a 315.000 anni? Niente. Cioè, poi se consideriamo da quanto l'uomo è sulla Terra, che sono milioni di anni, proprio intendo come i primi ominidi, ragazzi, cioè, veramente, cioè sono 5 minuti che la storia dell'uomo viene studiata praticamente, no? E quindi, cioè noi diciamo che Omero resta. Sì, vabbè, ho capito. Ma domani ci può essere una fine di una civiltà, in questo caso della nostra civiltà, e tutto può essere dimenticato. Perché queste cose restano finché ci sono dei reperti, finché ci sono dei documenti, finché queste cose vengono insegnate. Ma se la società la, la, la civiltà collassa, passa, che ne so. Cento anni, cento anni, anche. Mille anni! Perché la vita finisce, si risegna. C'è cioè, cioè una. C'è la fine di un ciclo, no? E c'è una nuova palingenesi, Cioè si distrugge il mondo e si ricrea la, la, la realtà C'è uno sconvolgimento, un cataclisma, ragazzi Poi nascono una nuova, nasce una nuova civiltà In queste generazioni che passano L'uomo dimentica No, non c'è niente di forte Cioè siamo veramente Al... Eh, fragili Cioè noi ci crediamo, chissà che cosa Ma da un momento all'altro Può saltare tutto per aria e... E passano 100, 200, 1000 anni e tutto si è perso, si è persa tutta la cultura, delle origini, de, de, eh, dell'epica, di tutto, cioè quello su cui si basa soprattutto la civiltà occidentale, si perde completamente, cioè. quindi è inutile tanto eh, fare gasati, immolarsi a, a popolo civilizzato e superiore perché non serve a niente, cioè. eh. Non è servito a niente cioè, Pensiamo a tutti questi grandi L'impero di Roma ragazzi, Pensiamo all'impero romano Che è durato mille anni Era indistruttibile Era, era l'impero più grosso del mondo Più potente del mondo E Guardate cioè, Nel giro di pochi anni Per qualche stronzata ah, È collassato E cioè, cosa resta? Niente Guardate l'Italia come si è ridotta L'Italia era la più forte e potente Cioè Roma era il, era il centro del mondo cioè. E come mai siamo ridotti così? Adesso siamo diventati uno sputo tutti è vero che ci invidiano Roma, ma le rovine di Roma, non quello che Roma è oggi, che non vale niente. Né come cultura, né come niente. Quindi, E siamo molto in decadenza, eh? siamo molto in decadenza. Tutta questa tecnologia serve a coprire la decadenza, ma non funziona. Comunque, è così. Eh, adesso passiamo un attimo ad un altro argomento. Eh, stavo guardando cosa ci può essere. Vabbè, ah innanzitutto, se avete domande fatele pure. No, innanzitutto, io non ho intenzione di fare la live lunga, nel senso che alle 11 stacco perché sto facendo intanto anche un test per vedere se mi dura di più di un'ora la live, perché ho fatto delle correzioni alla scheda di rete e voglio vedere. Adesso, per esempio, mi dice: ah, ok, parliamo un po' dell'amore. Allora, mi dice 0,6% fotogrammi persi. Per ora va bene. Sto trasmettendo con la connessione di casa perché tanto non serve una gran qualità. Parliamo un po' dell'amore. Cioè di cose un po' più. Allora. Magari ho una visione un po' strana dell'amore. Comunque. Allora, per me, l'amore è qualcosa di molto complicato. Cioè, non è la cosa che viene banalizzata in mille modi, eh, in, non so, spiegata in mille film, rappresentata. È qualcosa di quasi impossibile, il vero amore. L'amore. Io penso che l'amore si possa provare una sola volta nella vita. E che se quella volta lì non riesci a mantenerlo e a realizzarlo, penso che poi dovrai rinunciarci, cioè ho questa visione, nel senso potrai stare con altre persone, eh, averci una relazione, viverci, passare momenti bellissimi insieme, ma non sarà mai quella perdizione astrale, eh, cioè, quella cosa, cioè per me io la vedo così, eh. cioè l'amore non la vedo come una cosa leggera, la vedo quasi come una malattia. Io penso che con solo una persona, solo in un periodo di tempo limitato, a meno che le cose non vadano proprio bene, però è difficile, e solo. Eh, anche te pensi così, eh? eh meno male, eh, io penso così, cioè, nel senso. Eh, è qualcosa che purtroppo. cioè, o si è molto fortunati e, e dura, e però è una cosa che ha valore molto limitata. E che fa non fa stare tanto bene. Insomma, è un po' una malattia, ecco, un po' una dipendenza, ecco. Ma in generale, quando uno ama, desidera qualcosa. Non so, io amo le api. Adesso non parliamo dell'amore dell indirizzato. Però l'amore è qualcosa di ampio. Eh, adesso adesso ti rispondo. L'amore è qualcosa di ampio, non è che riguarda soltanto un uomo con una donna, ma riguarda anche altre cose. Le passioni. I desideri che uno ha. Quello è amore. Non so, uno ama la natura, ama i videogiochi, ama la letteratura, ama l'arte. Se uno è veramente interessato e desidera, quello è amore. E, e l'amore non è una cosa così positiva. Perché l'amore fa... fa eh, è un'ossessione, è una malattia, cioè ti distrugge la vita, perché ti porta... A, 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 allora l'amore non ti porta a essere almeno freghista, ti porta a essere molto sensibile. Quindi... Quindi quando qualcosa non va proprio per i versi giusto, cioè ti fai mille pari in testa, diventi quasi ossessivo. Eh, l'amore è questo, cioè quindi l'amore è questo, è proprio il perdere l'orientamento di, di te stesso, cioè qua. È quello l'amore: è una perdizione. E allora l'amore si vive, io penso, una sola volta nella vita. Io penso che se uno è, è sensibile, è sensibile. Se è menefreghista, è menefreghista, ma. Eh, penso, penso che a volte è un po' necessario eh, fare un po' il menefreghista o a volte è necessario eh, però penso che non si può essere quello che non si è ecco e l'amore è una cosa potente c'è una bellissima frase di un film della Disney che dice l'amore è la forza più potente dell'universo, è una cosa che distrugge e crea, cioè Forza, è la forza che regge il mondo, cioè. È la passione, è il desiderio. È, è anche lo studio. Lo studio, per definizione, lo studium aprite un dizionario latino: è il desiderio. Quindi uno quando studia deve desiderare, non deve essere un obbligo. Quindi, tutto il sistema dell'istruzione è sbagliato, cioè, la scuola deve essere un luogo che ti appassioni. Non deve, innanzitutto, la scuola obbligatoria non può esistere deve esistere un minimo di scuola elementari per, per dare l'input poi uno deve scegliere quale e l'elementare non si deve insegnare delle cose troppo astratte ma si deve insegnare le cose concrete che piacciono i bambini gli animali la natura come rispettare la natura le piante le erbe conoscere tutte queste cose che oggi siamo ignoranti nessuno sa più niente cucinare pulire Pulirsi la salute, il nutrirsi correttamente, eh, le cose più importanti della vita, ma anche le cose di economia domestica, ti si rompe un vestito, aggiustarlo. Uh, ma anche l'economia appunto un minimo le tasse cosa bisogna fare un po' di lavoretti cose così dopo invece dalle medie in poi si comincia ad andare nel, nel teorico ok il teorico un po' anche l'elementare ma la roba leggera poi dalle medie si comincia invece ragazzi adesso i bambini sono bombardati di stronzate di cose teoriche già con la matematica pesa all'elementare con del, de delle teorie eh, italiano peso all'elementare analisi logica cioè, cioè sono cose che si fanno dopo ragazzi cioè. Siamo una generazione, cresciamo come una generazione di deficienti, completamente alienati, che non hanno i criteri pratici del vivere. Cioè, infatti, vedete, tutti i laureati, nessuno sa più vivere, nessuno sa più reggere un paese, nessuno sa più far niente. Cioè, punto. La questione è quella che la scuola è troppo astratta, è un'imposizione dall'alto, eh, è un'imposizione dall'alto. Che non è, non è stata voluta dal popolo, soprattutto in Italia, ma è stata imposta per fare. <ride> Siamo i cinesi del 2000, eh, sì. È... è stata imposta dall'alto per farci votare una volta l'Italia si, si è formata. Tutto lì. E quindi quel minimo di alfabetizzazione che serviva per far votare il popolo. Punto. E... Mentre la, la scuola... Allora, c'è un bellissimo libro che si chiama Descolarizzare la società di un filosofo del Novecento. Eh, abbiamo anche troppo, sì. Un filosofo del Novecento che si chiama Ivan Illich, che è uno dei punti cardini per il mio pensiero, che dice appunto che la scuola è un sistema eh, non conviviale, ma monologico, nel senso che siete seduti lì e, e uno parla, che è il professore, lui sta più in alto di voi, voi non valete un cazzo. Quello che dice lui è giusto, tutto il resto voi non avete il diritto, l'autorità o le conoscenze per poter affermare la vostra, tutto quello che dite va tutto filtrato attraverso la sua, eh, la sua, eh, la sua le sue conoscenze. no? Le vostre idee di persa non hanno valore, perché voi chi siete, che lauree avete, quali competenze secondo la sua visione in te. quindi è un monologo è come guardava la tv, alla fine voi ascoltate ma non potete dire nulla. La chiamano democrazia, ma non è affatto così, raga. Non è, non è così. Perché una allora scusate, adesso, adesso finisco questa scuola, scuola, poi andiamo nella politica. <ride> che è l'argomento che scotta. Allora, eh, la, la scuola, ma io parlo soprattutto delle superiori, l'università, non dovrebbe essere il luogo dove ti inculcano in testa, ti impongono le cose. Non dovrebbe esistere un, un corso di studio obbligatorio perché l'ho detto prima, ragazzi: lo studio è il desiderio, è l'amore, è la forza che muove il mondo, non si può andare contro questo principio. Quindi uno non può amare ciò che viene obbligato ad amare, non, può, non, non funziona così: non si può obbligare l'amore, il desiderio, la passione. Invece la scuola fa proprio questo: ci mette seduti su un banco fino a quando siamo piccoli e ci in, in, obbligano ad amare una certa cosa, a farcela piacere per studiare. Perché lo studio è quello, dovrebbe essere il desiderio, ma in realtà non è così. Quindi la, la scuola dovrebbe essere un luogo dove uno gli, gli si insegna, gli si, lo si aiuta a far esprimere quello che lui ha dentro, che ama fare e gli si aiuta a potenziarlo, ma senza, senza snaturarlo. Cioè, senza snaturarlo, bisogna aiutarlo a incanalare la sua natura, il proprio estro, eh, la propria essenza nella direzione. Per, per cui nella vita di sé è più facile possibile sfogare la pro il proprio essere, ragazzi. Quello che sente, quello che è. Punto. Invece non è così. Ti sopprimono. No, questo non va bene. Perché? No, no sei maleducato. Quella cosa lì non va bene. Eh... E poi la scuola, ragazzi. Non è per tutti. Cioè, la scuola elementare sì. Ma, ma l'istruzione non è per tutti. È una, è una cazzata insegnare a tutti. Obbligare la gente a diventare laure a laurearsi per fare un minimo lavoro. Non è sbagliato. Che poi i lavori fondamentali non li fa più nessuno. Perché i lavori fondamentali di una società non ne fa più nessuno, tutti sono laureati e, e basta. Comunque adesso andiamo nella politica. Quindi bisogna passare a, una, a un tipo di istruzione che sia che sia um, eh, conviviale, c'è cioè un convivio come questa che stiamo facendo adesso. Dove uno può intervenire, eh, si interviene. Ma ok, ci deve essere uno magari che dirige. Perché. Però. Non è la mia una posizione di cui io sono più in alto di voi, siamo alla pari. Ecco, ognuno può dire quello che vuole, non essere d'accordo, cambiare argomento. Non è che io siamo un corso obbligatorio su Hegel. allora io sto segnando Hegel. Dovete lavorarvi, io vi dico che dovete sapere Hegel perché se non potete lavorarvi in filosofia. Ma chi l'ha detto? Non è mica chimica, non è mica ingegneria. Non è una materia dove. non è come la matematica che non è un'opinione. Uno può avere le sue simpatie, può avere le sue aspirazioni. A me può starmi sul cazzo, eh, che cazzo ne so. Eh, boh, Parini che mi sta sul cazzo e eh, posso amare Leopardi o viceversa, cioè, voglio dire, uno può, può approfondire quello che vuole, quello che più rappresenta il proprio, proprio essere, il proprio modo di vedere il mondo. Cioè, voglio dire, non è matematica, Devo dire, è, una è una scienza, la matematica a cui ci si deve conformare perché si vuole la scientificità, ma, ma per quanto riguarda l'essenzialismo e il finalismo. Cioè, qual è l'essenza della vita e lo scopo della vita? <ride> eh, grazie. Eh, per quanto riguarda l'essenzialismo, cioè l'essenza della vita e lo scopo della vita e il finalismo, non c'è risposta. Non c'è la, la scientificità. Non sono ambiti della ragione. Sono ambiti del sentire. E quindi non si può imporre queste cose. Vabbè, comunque passiamo alla politica. Allora, io ragazzi, mi definisco propriamente indifferente alla politica, cioè, proprio per me la politica non è altro che corruzione, eccetera. Però, visto che siamo in una società bisogna dare un minimo di criteri, allora io non mi pongo da nessuna parte. Innanzitutto confutiamo subito l'argomento destra-sinistra perché destra-sinistra sono cose che riguardano la democrazia, cioè sono nate destra-sinistra dal punto di vista proprio... Ehm, dal punto di vista pratico durante la rivoluzione francese nel 1789 quando appunto c'era... Si, eh, si, eh, si do dopo la rivoluzione francese appunto ristaurarsi della democrazia borghese e quindi la fine dell'ancien regime, del regime antico quindi la fine della nobiltà e, e del re, della monarchia, dell'assolutismo eh, destra e sinistra erano due fazioni la sinistra erano i giacobini la destra erano più moderati e poi sarà il centro vabbè eh, questo è il punto di vista pratico dal punto di vista concettuale è nata diciamo dopo Hegel la sinistra storica la destra storica dal punto di vista filosofico e concettuale dopo Hegel eh, i seguaci di Hegel sono separati ok ma sono cose che riguardano la democrazia quindi non è che, cioè, frasi come, non so, un aristocratico è di destra non ha senso. Perché l'aristocratico non prevede la democrazia. E la democrazia non prevede l'aristocratico. Eh, o oh non so, eh, boh, cosa ne so. Eh, vabbè, comunque, fatto sta che eh, io distingo due cose. Allora, la democrazia è un mondo a sé, è una cosa separata. Poi c'è l'altra cosa, lì è il governo del popolo, poi c'è il governo di, dei potenti, dei migliori, del, di uno, può essere la monarchia, può essere un'oligarchia che è il governo dei migliori, gli aristocratici, di tanti, può essere un impero. Fatto sta che ci sono delle forme di governo che si reggono sulla volontà, ci dovrebbero almeno teoricamente reggere sulla volontà del popolo, che sono una democrazia. E... Che quando degenera diventa oclocrazia, cioè il governo degli stolti, praticamente. Que quella di oggi è un'oclocrazia. Un governo degli stolti. Una democrazia. La democrazia vera, ragazzi. È stata quella che c'era nelle civiltà, nelle città greche. Ma andiamo molto indietro: Atene, Sparta. E <ride> eh, <vabbè. ride> visto il bambino. <ride> ehm... Ecco, lì c'era la democrazia, ragazzi, però non è un regno stabile. Cioè, la democrazia è come nasce, finisce nel giro di poco tempo. Cioè, no. Perché l'unico criterio per cui... Allora, no, no, noi, noi viviamo, no? La vita è governata... Cioè, l'uomo pensa di aver dovuto creare la società per mantenere in ordine la vita, ma la vita ha già, ha già delle leggi che regola la vita e quindi anche la società, è la natura stessa. La natura, che concezione politica ha, e che concezione economica ha. La natura, dal punto di vista economico, è comunista, comunista. Non esiste proprietà privata. Ma dal punto di vista politico, è una sorta di oligarchia, una sorta di aristocrazia, che poi è divisa anche per specie, nel senso che, non so, nella specie dei caprioli, i migliori, i più forti, quelli che se lo sono ottenuto, la lotta, infatti i nobili andavano in guerra ehm, sono i migliori e hanno il possesso delle... hanno, hanno, non hanno il possesso non hanno il possesso di niente hanno la possibilità di accedere per primi a delle risorse, ma non è possesso perché non è che un capriolo dice questo è mio e tu qua non ci metti piede e fa una recinzione quindi è comunismo quello della natura però c'è una priorità nell'accedere come lo so, le galline penso le mie galline, c'è cioè l'ordine di beccata i migliori mangiano prima, gli altri dopo. Ma non è che la gallina che mangia prima dice questo è mio, tu non puoi mangiare. No, tutti accedono. Se ne rimane, ovviamente. Però non è privato, è comunistico. Cioè, l'economia della natura è comunista. Quindi, se mi dovete dire dal punto di vista economico, io come la, come la vedo, come, cosa penso che sia giusto, ragazzi, è un'utopia nel mondo umano. Ma Platone ne già parlato. Dal punto di vista economico, non politico, economico, come la natura impone la vita, perché la legge della natura sulle leggi della vita è il comunismo. Niente di nessuno, tutto di tutti. Ok? Eh, però attenzione, non bisogna farlo ricadere nella politica, se no si va a finire in delle brutte cose ancora peggiori di, 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 delle classiche dittature che la gente definisce di destra, che poi non sono di destra perché è nazismo fascismo non sono di destra perché le dittature si impongono dal popolo e Mussolini era un socialista Par infatti il partito fascista nasce dal socialismo e Hitler era un nazista nazionalsocialismo anche lì c'è il socialismo ragazzi quindi poi chi vuol cambiare le cose chi sale al potere con un colpo di stato è un movimento di sinistra perché eh, si cambiano le cose invece la destra non vuole cambiare, vuole conservare. E, e quindi, ragazzi, eh, tutte le tutte, in generale, ciò che è estremo è di sinistra a livello politico. Perché è la sinistra che vuole cambiare. La destra è qualcosa di più moderato. Vuole un po' rispecchiare l'ordine. Ma destra e sinistra riguarda la democrazia. Perché prima questa questione non c'era. C'era uno che governa o pochi e punto. Il governo dei migliori l'oligarchia in questo caso o degli de de del re il cui potere era legittimato da Dio, cioè c'era una santificazione, no? C'era il sangue, eh, appunto del re era reale perché così voleva Dio. Cioè, c'era. e poi, ragazzi, se si va a capire vedete: ma che capito? Ma chi l'ha stabilita sta cosa? Non è che è venuto di persone. Eh, è una bella domanda. Perché se voi andate a vedere la legittimazione... Il problema del re era il illegittimare... E dell'aristocrazia. Era la legittimazione del proprio potere. Mi sa Ragazzi, sto prendendo fotogrammi, eh. Quindi non è questione della rete. Adesso io devo staccare. Vi dico solo l'ultima cosa. Eh, dal punto di vista politico, la natura aristocratica. Perché appunto...